Noi abbiamo fatto una scelta, fare un passo indietro oggi per garantire un futuro migliore ai cittadini attraverso la fusione. La Regione ha dato il via libera all'iter di fusione tra i comuni di Sorbolo e Mezzani. Quali sono le novità? Allora, le novità sono che la Giunta regionale ha dato esito positivo alla nostra richiesta a seguito dello studio di fattibilità che dimostra come questo percorso sia possibile. E oggi aspettiamo l'ok anche da parte dell'Assemblea legislativa affinché ritorni questa istanza al nostro Consiglio Comunale in modo da poter indire referendum nel mese di ottobre. Si parla già del 7 o del 14 di ottobre come data. Si tratta sostanzialmente di spiegare ai cittadini quello che è in questo momento un'opportunità per entrambe le comunità, sia per quella di Mezzani e che per quella di Sorbolo. Perché intraprendere oggi un percorso di questo tipo? È importante, credo, intraprendere la strada della fusione perché oggi i comuni non sono più quelli di un tempo dal punto di vista finanziario. Mi spiego meglio, oggi c'è un'estrema competizione tra territori e credo che coloro che riescono ad avere le risorse per offrire maggiori servizi ai propri cittadini sono quelli che in futuro riusciranno anche a garantirli ancora di più per generare ulteriore spesa di investimento. Chi ha la possibilità di fare delle scuole nuove, quelle risorse che si risparmiano in luce, acqua e gas, queste possono essere reinvestite in servizi perché sono all'interno di un capitolo che si chiama spesa corrente. Che cosa cambia dal punto di vista amministrativo? Tra Sorbolo e Mezzani c'è un percorso che è iniziato circa una ventina di anni fa che ha portato a consolidare uno stato dei servizi che già oggi garantisce una copertura territoriale importante. Se oggi tutte le funzioni di Sorbolo e di Mezzani sono conferite all'interno dell'Unione è come se fossimo già fusi. Ci sarà un'unica giunta, quindi un unico sindaco e starà poi alla bravura e alla capacità dei futuri amministratori di riuscire a dislocarsi anche in maniera omogenea sul territorio. I servizi sul territorio rimarranno gli stessi? Il fatto che alcuni dipendenti di Mezzani si siano integrati con quelli di Sorbolo ha permesso di specializzare il personale in varie voci e in varie funzioni. Quindi non cambierà nulla, anzi ci sarà la possibilità di potenziare dei servizi, come dicevo in precedenza, e quindi magari offrire anche degli sportelli in più. A suo giudizio, che valore ha questa proposta e quale grande occasione hanno oggi i cittadini? Io credo che sia importante che un'amministrazione, due amministrazioni in questo caso, Sorbolo e Mezzani, abbiano dato questa possibilità ai cittadini, una possibilità di scegliere. Se le due amministrazioni, compresi i due consigli comunali, quindi le maggioranze e le minoranze, hanno votato all'unanimità questo percorso, e perché ne hanno ovviamente riconosciuto l'importanza e la bontà di un percorso di questo tipo. Chi verrà a votare avrà non solo la capacità di esprimere un giudizio rispetto a questa nostra scelta, ma credo anche che avrà la responsabilità di scegliere se il futuro di questo territorio avrà più opportunità rispetto a quelle che oggi ha attualmente, oppure rischiare, dico io, di combattere la quotidianità con risorse che purtroppo saranno sempre meno. Cosa troveranno i cittadini sulla scheda? Nella scheda ci sarà la possibilità di votare naturalmente per il sì o per il no, e in un'altra scheda la possibilità di scegliere il nome del potenziale futuro comune: Parmenza, Rivadenza e Sorbolo Mezzani. Il referendum deve avere esito positivo in entrambi i comuni. Qualora questo non dovesse accadere, è chiaro che il percorso di fusione si interrompe immediatamente. In caso di esito positivo della fusione, quali sono i primi progetti sul tavolo? Quando potenzialmente un nuovo comune porta a casa, uso questo termine, 1.700.000 euro all'anno per 10 anni, molti di quei progetti lasciati nel cassetto dalle amministrazioni perché non c'erano le opportunità finanziarie potranno sia per Mezzani che per Sorbolo essere realizzate. Io credo che il completamento del polo scolastico, visto il contributo che riceveremo dal Ministero per realizzare la scuola media, ci potrà essere davvero l'opportunità di realizzare anche le scuole elementari all'interno dello stesso contesto. La cosa molto interessante che Mezzani può avere rispetto a Sorbolo
è la grande, la forte vocazione naturalistica, perché oggi Mezzani è un polmone verde con tantissime opportunità anche dal punto di vista turistico. Lei si ricandiderà come sindaco del nuovo comune? Io non so se mi ricandiderò, perché oggi sono molto, anzi estremamente concentrato e convinto che chi ci sarà comunque dopo di noi avrà le risorse e l'opportunità per dare ai cittadini quello che meritano. Perché noi abbiamo fatto una scelta, quella di fare un passo indietro oggi per garantire un futuro migliore ai cittadini attraverso la fusione.